Wait, I'm still trying to pop. Have you been calling my works operas? Trisha Vaga è una delle figure più interessanti che sono emerse alla fine degli anni 2000 di artisti che lavorano con il medium del video e con l'immagine in movimento. In particolare lei è interessata alla fisicità e alla tridimensionalità della proiezione e alle relazioni che si instaurano tra la proiezione e lo spazio fisico. E questa l'ha portata nel corso del tempo a lavorare con la tecnologia 3D, però diciamo in una versione più low-tech, sovrapponendola spesso all'interno delle sue installazioni a proiezioni 2D che fungono come un elemento live all'interno dell'installazione e quindi come delle sorte di luci di scena catturano e attirano l'attenzione dello spettatore che diventa consapevole del suo ruolo e della sua presenza nello spazio. Yes, they are operas. La narrazione e il racconto, che sono il cuore del lavoro di Trisha Vaga, caratterizzano la mostra che si apre con l'opera Orlando, che è un testo a muro che riporta l'avvertenza di possibili errori di stampa di un volume dell'inizio del Novecento, dove Trisha ha sostituito le parole libro con uomo e esso con lei. I wanted to, I guess, treat the exhibition and the space itself as something that operated similarly to the works itself and that also was presented as a fragmented object. And in a way it's a fictional museum exhibit of an alternative history made out of fragments of found histories. And to me, that relates a lot to my background and ancestry. I'm Filipino American, and there's actually very little archaeological record of the places where my parents are from, and so very little is known about these places, especially before colonization by the Spanish and the Americans. Un altro aspetto che abbiamo voluto sottolineare del suo lavoro, che forse è meno conosciuto ma altrettanto importante, è il lavoro con il medium della ceramica. Trisha dal 2007 che lavora con questo medium e come forse avrete potuto vedere in mostra, queste sculture spesso ricalcano oggetti della nostra quotidianità e che caratterizzano la nostra epoca. Its cultural artifacts look like other cultures' artifacts, and also when piecing it together, historians basically just adapt other histories through guessing. And I would say that's very similar to my storytelling practice as well. And the metaphor of Frankenstein is basically just running through the entire show, as sometimes literally, like in There's No I in Trisha, where the body is literally being broken down to more abstract versions of Frankenstein, depending on, or just hinging on the concept of the cinematic body as a stand-in for the human body.